indietro nel tempo parlando di Roma antica, ma soprattutto di Ravenna antica, che ci ospita qui. Vogliamo parlare innanzitutto, ecco, la serata sarà articolata in questo modo, ci sarà un piccolo intervento del professor Tramonti, poi abbiamo modo di fare un piccolo una cosa romana che vedrete dopo come sarà articolata, e poi finalmente anche la cena antico-romana di cui avete avuto modo di conoscere il benvenuto in consiglio, non so se è già arrivato, comunque il professor Cavallotti ha cucinato per voi una bellissima cena in modo totalmente romano. Allora, il professor Tramonti, diciamo, è un docente di lettere classiche che è di ruolo presso il liceo classico Leopardi di Pordenone e anche del Dante Alighieri di Ravenna. Giusto? Laurea in lettere classiche all'Università di Bologna con tesi in storia romana e dottorato in storia antica con programma di ricerca in storia navale. 3 anni di collaborazione all'Università di Ferrara con il cattedra di storiografia presso il master di didattica dell'antico. Poi, 15 anni di consigliere della Società Studi Ravennani, insomma, diciamo, tantissime pubblicazioni, no? Come avete saputo, no, dal programma, il tema di questa sera è un argomento di cui non si parla tantissimo, no? Quando si parla di storia romana e di storia militare romana, la pirateria. Il rapporto con il mare non è quello a cui noi siamo abituati quando leggiamo i testi della storia dell'antica Roma. Chi ha la consuetudine con le opere degli autori dell'antica Roma ha la consuetudine con testi che parlano di guerra e sull'aperto. Il mare si ricorda per la prima guerra punica, ricordi di Carduilio, eccetera. Se siete interessati a leggere qualcosa sulla marina romana, c'è da dire che in italiano vediamo pochissimo. Sulla marina romana hanno lavorato molti francesi, hanno lavorato un pochino di inglesi. In Italia, diciamo che quando negli anni 90 venne proposto questo programma di ricerca sulla marina romana, mi venne proposto anche perché in italiano c'era pochissimo, quindi c'era bisogno di arricchire la bibliografia italiana degli studenti, pensavo che questo sia un problema. Qualche curiosità piuttosto che anzi, perché vedo che nel fondo forse anche di sentire e stare attento avete qualche domanda? No, se siete interessati a leggere qualcosa sulla marina romana, c'è da dire che in italiano vediamo pochissimo. Sulla marina romana hanno lavorato molti francesi, hanno lavorato un pochino di inglesi. In Italia, diciamo che quando negli anni 90 venne proposto questo programma di ricerca sulla marina romana, mi venne proposto anche perché in italiano c'era pochissimo, quindi c'era bisogno di arricchire la bibliografia italiana degli studenti, pensavo che questo sia un problema.